Tracciato il bilancio delle attività dell'ASP 2 di Caltanissetta relative a questo 2015 che sta per concludersi. Il top manager Carmelo Iacono rendi conto sull'azione svolta dalla direzione strategica aziendale sul distretto di competenza. 10 mesi non sono un tempo eccessivamente lungo, perché prima è necessario rendersi conto di quelle che sono le criticità che ci sono e poi bisogna trovare delle soluzioni. Però devo dire che col consuntivo che noi abbiamo portato oggi, io sono estremamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato, perché abbiamo dato, ritengo, delle risposte importanti, fermo restando che criticità ce ne sono ancora tante e che vanno risolte, però le cose più importanti, più grosse, più eclatanti, secondo me hanno già avuto una risposta, ad esempio nell'organizzazione del pronto soccorso, con l'attivazione degli ambulatori dei codici bianchi, con la dotazione di letto e barello per il pronto soccorso o con la dotazione di letti elettrici per i reparti dove c'erano dei letti obsoleti e i pazienti cadevano a terra. Ma non solo, anche dal punto di vista strutturale, l'apertura, la riapertura del quarto piano con la riallocazione dell'ortopedia ci ha consentito di offrire all'utenza altri 40 posti letto per la degenza. Era assurdo avere un reparto chiuso e avere pazienti che non riuscivano a ricoverarsi perché non trovavano il posto letto. E nei posti lasciati liberi dall'ortopedia, a pomeriggio si trasferirà alla chirurgia e scivolerà alla chirurgia, dando anche dei locali ad una struttura che è una struttura fortemente voluta da questo territorio, che è la Brest Unit, e dando anche spazi ad altri reparti importanti, quali l'urologia, l'otorino, che avranno una loro allocazione. Abbiamo aperto una nuova ala, che sono i locali dell'ex direzione sanitaria, dove abbiamo allocato i talassemici. Allora, questi sono dei fatti strutturali, che sono fatti estremamente importanti, per non dire anche di tutte le attrezzature che abbiamo comprato. Ne cito una sola, ad esempio, che è quello dell'ecografo per l'ecografia morfologica alla divisione di ostetricia. Cioè, era assurdo che in una struttura dove vi è un alto rischio ambientale, quindi il rischio di malformazione, non si potesse fare un'ecografia morfologica che è proprio specifica per andare a vedere le malformazioni già nel grembo della mamma.